Da Santa Teresa, per proseguire il mio viaggio verso Panama, il mio prossimo stato, sarei dovuto tornare a San José, la capitale. E visto però che c'ero già stato qualche giorno prima, me la presi veramente con comodo, quindi mi alzai tranquillamente, feci l'ultima colazione con l'enorme burrito preparato fresco e poi mi misi in viaggio su un autobus. Ricordate quando in uno dei primi video vi dicevo di viaggiare leggeri? Bene, in quei giorni nella capitale mi preoccupai di regalare, donare alcuni dei miei vestiti, alcune delle cose che non mi servivano più e di rispedire invece a casa alcune cose che mi sarebbero poi servite una volta tornato a Torino, come ad esempio un paio di Moleskin su cui scrivevo. Presi poi anche la decisione di rispedire la tavola da surf per due motivi. È vero che andando più a sud, soprattutto in Perù e Cile, ci sarebbero state altre occasioni per surfare, ma ero tranquillo che quando mi sarebbe servita avrei trovato comunque sul luogo una tavola adatta. E in più avevo provato a venderla a Santa Teresa, ma c'ero anche un pochino affezionato essendo il regalo del mio 30° compleanno. Inoltre San José fu il posto dove per la prima volta essere svegliato dal rumore nel bel mezzo della notte non fu così una tragedia. Questo perché ero in camera con quattro ragazze norvegesi e quindi mi svegliai con loro mezze nude che preparavano i bagagli. E anche questo è il bello degli ostelli e di condividere le camerate. Ok, anche per questa volta è tutto, trovate qui sotto qualche foto, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!